che puoi. Forza Atalanta, dai, siamo tifosi tuoi. Forza Atalanta, dai, spingi più forte che puoi. Colpani, passo il piede forte, l'appoggio su Gagliardini, che torna da Colpani, cerca di liberare la conclusione, poi apre. No. Attaccanti, Chiesa. Molto in nuovo. Ancora ci sentì. Scamacca, lotta. Ma è da maggio che poi è. Si allarga, si prosegue per il vantaggio. Dai, su! Perché te l'ha scamata? Va sul piede forte, liscio di scamata. Madonna, scarpù! Può essere fondamentale in fase di ripartenza. Tatuato di merda. Giocatore che abbassa a gamba. Mi dispiace, come persona poi si segna. Sì, neanche a me è scocchioso. Cioè, i numeri ce li ha, il fisico ce l'ha. Però è boh. Ah, poi persona. La lotta di scamata. Traffico. Caprari ciurrirà, si stampa su Scalvini, dai, che te l'ha dentro, dai, il pallone ancora Scalvini, dai, uccisi, ma porca puttana, cosa faceva lì Scalvini, è come ho capito, ma qualcuno che ti faccia vedere, dai, è andata dietro, alza per Scamacca, dai, canto, Scalvini, fuori gioco, fuori gioco, non so, non si muove nessuno, fuori gioco, si muove nessuno, un'occasione da parte dei Chiedelari costruita, ma non c'è nessun compagno ad attaccare la porta, non trova spazio, l'Atalanta va nella corsia di sinistra, nuova palla importante all'interno dell'area di rigore da parte di Ederson, Scalvini ha preso posizione di vantaggio proprio per questo offside sul colpo di testa, sì, che parate che ha fatto però fino al portiere, la parata di Gregorio l'ha fatta bene, grande portiere, ha preso un bravo, l'ha parata bene, figa. Con Meners, Scalvini, Zecchetelare, Ederson, ha fatto un calcio tutto il giorno, figa. È il giocatore che fino a questo momento è riuscito sempre a trovare tanta verticalità. Ma cosa cazzo stai dicendo? Parlo da alcuni minuti fa, che ti ho detto che è stato verticale. L'ottimo angolo per mettere la palla alle spalle di Di Gregorio. Si è trovata lì. Una novità, il gol da corner dell'Atalanta. È buono. Ed era Gasperini. E al quarto tentativo trova lo spiffero giusto. Scalvini, e che te l'ha? Resta lì. No, non c'è trovato, mi sono fermata, si è posizionata, dai. Che appoggia per Ederson, che ha pochissimo tempo per controllare e calciare, e fa tutto in un battito di ciglia. Bravo De Chiedelari a conquistare questa palla, soprattutto a mettersi velocemente davanti all'avversario per far sì che non... Ma bravo anche Scalvini, figa Scalvini. Di rigore, bravo poi. Non l'ha presa di mano. Stop di sinistro, calcio di destra, non dai la possibilità in quel caso al portiere di leggere una vittoria di tiro. Aperto un flipper con una sponda, sì, è partita buona, frega in caso. Con c'è la tanta. Ruggeri. Ecco ora. Ma che entri nel coso, fischia! No! Cavacca! Vai! Buona! Entri nel fly reaction, Tedes, con tua voce! Palla, buona, no, dico che ti rimetto dentro. Quando il pallo si stacca dall'avversario, poi la bello! Che troppo di Ruggeri! Il pallone di Ruggeri è semplicemente perfetto! Buono movimento di Scamacca! L'angolo di testa! Sì! Bel troppo di Ruggeri anche, eh! Accelera, De Chiedelari, Scamacca, Idem, per Ederson! L'iniziativa qui dei giocatori dell'Atalanta è quello che vuole Gasperini. Si muove dai, Ederson! Fa culo, va! Si De Chiedelari, se vabbè, Scamacca, e i due numeri che ha fatto il colpo di testa lì che ha annullato il gol giustamente a Scalvini. Scamacca, limite, si fida anche dal mancino! Ancora doppietta, fischia! Ha appena parlato di lui? Ti stavo dicendo, Scamacca. Ne mette due. Il colpo di testa che ha fatto col gol annullato, l'altro gol, e anche il suo gol, e poi
iniziativa da parte di 30 anche questo gol è forte, però ne resta sul coglione, figa. Aspetta, però sì. Trova sì, no, è forte, c'è numeri, cioè. Che abbassa la linea difensiva del Monza e libera al limite dell'area Scamacca, ha tutto il tempo di stoppare, sistemare palla e calciare di sinistro. Per la prima volta ha esultato il Kobe per questo gol. Bravo, perché te l'hai! Porco cane! Ma sta lasciando tracce di talento, gioca campione, e di partecipazione alla squadra dei Ketelari importanti. Deve essere forte, senza niente da dire. La percezione di ormai essere dentro lo scacchiere di Gaspari. Sì, dentro agli schermi è una parte importantissima. Se questi due girano, un giocatore spesso si nota, si vede molto di più quando fa la fase offensiva. Però è un giocatore che sta facendo tanta fase difensiva, anche te prima l'ha annunciato qua. Bravo Krabbeiner! È da solo, fa tutto, gli dà palo, ha preso in mano, mi sa. Però l'Atalanta ha ancora tanta fame, continua ad andare forte in avanti. Abbiamo visto qui il numero 7 proprio della Atalanta, baciato sulla mano, però non ha fatto una forza, ma l'ha tirata avanti, non ha fatto apporto, come braccio netto, come gli schizza lì. No, però prima prende il corpo e dopo la mano, è vero. Cioè, come quando ti prende la gamba e dopo la mano, cioè. Ho sbagliato qualcosa? No, non è così, come quando sei nato che ti prende la gamba e poi ti prende il braccio, non è che ti prende direttamente il braccio. Carico di stanchezza e anche di tensione, questo 3-0 pesa molto. Oh, Nottingham Forest ancora. Però per Scamacca che c'è di nuovo! Tripletta! Offside! Il pallone era già in rosso. L'idea di gioco della squadra di Gasperini, quando si avvicina all'area di rigore c'è subito la voglia e la ricerca proprio della verticalizzazione sulla cacca. Sì, sì. Sai che secondo me va valutata? Carboni. Bella, dai, bella partita. Macinna. Alla porta. Vai in fase di possesso, riesce a attaccare. Allora? Colpo di testa sulle traversone di Muriel. Serve di Gregorio per evitare il gol. Proprio Holm. Disattenzione di nuovo all'interno dell'area di rigore. Abbiamo visto qui. Bravo Muriel a smarcarsi. Poi aspettare l'inserimento, il momento giusto per mettere questa palla. Qui la presa anche bene, cazzo. Che parata centrale. Sì, l'ha tirata addosso, diciamo, però. Bravo Muriel. Finita. Finisce qui, parte subito l'Atalanta, ne fa 3 al Monza, 2 di questi. E siamo un attimo agganciati a quella mira di merda per la formazione di Gasperini. Monza di palla di però siamo giovani.